Ciao amici, ci trucchiamo assieme così vi mostro un po' che trucchi utilizzo solitamente e la mia make-up routine e intanto vi racconto cosa mi è successo l'altro giorno. Qualche giorno fa sono tornata a casa in macchina, quindi ho guidato più o meno 3 ore. Avendo fatto questa strada, a un certo punto, inevitabilmente, mi fermo in autogrill o per bermi qualcosa, per andare in bagno, per prendere qualche snack. E fin qua tutto bene, all'andata tutto regolare, al ritorno mi fermo in questo autogrill, non so perché non ricordo, ho provato a fare mente locale dove ho fatto acquisti, diciamo, dove posso aver speso i miei soldi i giorni precedenti. Perché io solitamente sì, pago con la carta, ma cerco di avere tipo una cosa come poco, tipo 50 euro in contanti per se ho bisogno di comunque contanti, 50 euro cerco di tenerli, non di più, non di meno sì, però se riesco ogni tanto 50 euro. Insomma, devo essere andata a pagare da qualche parte, tipo al supermercato, ma non ho ricordi, non riesco a fare mente locale su questa cosa. Insomma, mi hanno dato questo resto con 2 da 20. I primi 20 li ho spesi all'andata, mi fermo al ritorno, vado in bagno, ho preso i fichi secchi, faccio per andare a pagare, do i 20 euro alla signora. Io palesemente serenissima le do i 20 euro, lei li controlla sul quel controllore per capire insomma se i soldi sono veri o falsi, si gira verso di me sorridendo perché cioè l'ha capito che io ero proprio e mi fa: signorina, può pagare con la carta perché questi soldi sono falsi, non vi dico la mia faccia. Cioè, è che mi sono sentita talmente in imbarazzo che faccio: guardi signora, mi dispiace, io non so, mi fa: no, ma lo vedo, cioè immagino che tu non l'abbia fatto apposta. Però cioè mi sono sentita uno schifo, io volevo sprofondare, tutta convinta. Quindi cosa è successo? Io devo essere andata in qualche bar da qualche parte, devo aver pagato con i miei 50 euro, mi hanno dato il resto di 2 da 20. I primi 20 erano giusti, i secondi 20 erano appunto falsi, ma io non avevo mai visto dei soldi falsi. Poi mia mamma mi ha detto che toccandoli si sente quando sono falsi, io non me ne sono proprio accorta. E allora questa signora è stata lì tipo 10 minuti a dire: sì, ma comunque è capitato un sacco di volte che li falsifichino. E io me ne sono accorta perché poi mi fa: guarda, guarda. E si è messa lì a farmi vedere, oddio cosa ho fatto, vabbè, a farmi vedere e a confrontare quelli veri con quelli falsi. Infatti ci siamo messe lì assieme, mi ha spiegato. Però io non mi sarei mai resa conto da sola. Infatti state attenti perché mi ha raccontato che soprattutto quelli da 20 sono facili da falsificare, lo fanno super spesso. Ogni volta che lo metto, anche perché è super pigmentato, mi sembra di aver fatto un casino, un disastro. In realtà basta stenderlo molto bene. Insomma, ho trovato questa signora che ha palesemente capito la mia difficoltà, mi ha detto di stare attenta, di confrontarli e che è una cosa che capita spesso. Ha capito che ovviamente non ero io, non l'avevo fatto apposta, non me ne sono accorta, se no non gliele avrei mai dati e soprattutto l'avrei detto anche a chi me li ha dati di resto. Però non mi era mai successo, cioè vi giuro che sono rimasta tipo scandalizzata per una cosa tipo un'ora. Ho guidato l'ultima ora così pensando e dicendo: ma pensa a te cosa mi è successo. Ora sistemiamo al volo le sopracciglia. Ora metto questo primer e poi il mascara di Dior e sono pronta. Vi mando un bacio e ci sentiamo per la prossima avventura.